I fondali oceanici sono una riserva praticamente intatta di giacimenti minerali, ma l'estrazione in acque profonde può influenzare la vita in mare. Per scoprirlo, abbiamo preso parte a una spedizione dedicata alla ricerca nell'Atlantico. L'industria estrattiva sta sviluppando una tecnologia che permette lo sfruttamento delle risorse a più di mezzo chilometro di profondità sotto i fondali marini. Nel 2018 è previsto l'inizio delle trivellazioni, ma il progetto solleva non poche preoccupazioni. Ian, cosa intendiamo quando parliamo di estrazioni a elevate profondità? Ci sono numerosi giacimenti sotto i fondali marini e molti pensano che debbano essere sfruttati. Sono principalmente giacimenti di metalli, ma anche di fosfati e pensiamo di idrati per l'energia. Al momento ci sono molti interessi, molti investimenti e un sacco di progetti che presto arriveranno a termine. Il timore è che l'estrazione possa danneggiare il fragile habitat dei fondali marini. Simili ecosistemi sono ancora poco studiati ed è per questo che questi biologi marini stanno provando a capire come i coralli reagiscono alle lesioni provocate da un'attività estrattiva. Questi coralli sono stati sottoposti a danni meccanici simili a quelli causati dalla pesca a strascico, che possono rappresentare un rischio significativo per una colonia. Quest'altro gruppo è stato sottoposto a inquinamento da rame in una concentrazione simile a quella prodotta dall'attività estrattiva, sufficiente per influenzarne la fisiologia. I coralli danneggiati insieme a un gruppo intatto vengono portati sul ponte della nave di ricerca e attaccati con attenzione a strutture speciali che saranno poi depositate sul fondale oceanico. Questa ricerca è di fondamentale importanza perché i coralli sono la base dell'ecosistema marino profondo. Abbiamo bisogno di capire come ne risentiranno perché tutto il resto dell'ecosistema dipende da loro. Per questo esperimento la nave di ricerca si è posizionata sopra una montagna sottomarina nei pressi delle Isole Azzorre. I campioni di corallo vengono depositati a più di 200 metri di profondità in diversi punti. L'intero processo è controllato da un robot sottomarino. In questo esperimento monitoriamo la distribuzione dei coralli, poi una volta che sono stati depositati verticalmente tagliamo le corde e ci assicuriamo che tutto sia corretto. Occorre annotare l'esatta posizione dei coralli depositati sul fondale in modo da poterli ritrovare quando vorremmo recuperarli tra un mese o un anno. Questo esperimento, condotto nell'ambito di un progetto di ricerca europea, dovrebbe rivelare come i coralli rispondono a danni meccanici e chimici nel loro ambiente naturale. Simili dati scientifici sono necessari per migliorare la normativa internazionale in modo da limitare l'impatto sull'ambiente. Gli scienziati vogliono avere molti più dati ed è per questo che siamo su questa nave. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è di capire meglio i processi e le interazioni in acque profonde, come questo ambiente potrebbe rispondere alle attività estrattive. Occorrono quindi molte più ricerche, senza le quali è molto difficile prevederne con precisione gli effetti.